Ultrablu nasce dall'incontro che ho nel Liceo Artistico di Ripetta, dove insegno, con Simone Cassese e Andrea Calcagno. Conobbi Simone all'inizio del 2015, era gennaio 2015. Tornavo da un gravissimo incidente che mi aveva tenuto lontano dalla scuola per circa 6 mesi. E ricordo questo ragazzo perché ricordo perfettamente la prima volta che incontro Simone, che stava lì con la sua assistente che mi aspettavano. Mi accorsi subito che aveva una particolarità quel ragazzo, perché anche se disegnava cose abbastanza comuni per i ragazzi che stanno nella condizione di Simone, che ne so, i 3 porcellini, Tom e Jerry, eccetera, eccetera, li disegnava con una facilità particolare. E cominciai a far fare Simone le stesse cose che facevano gli altri e in meno di un mese Simone ebbe una radicale trasformazione della sua arte, ma proprio radicale. E questo mi fece accorgere di questi, non di Simone, ma del potenziale che c'è dietro questi ragazzi. Simone prese la mia attenzione, perché il cambiamento che fece fu qualcosa che non ho mai visto fare a nessuno, sia neurotipico che neuroatipico. Tant'è che la famiglia si accorse di questo, si accorse che un ragazzo all'epoca aveva 16-17 anni, adesso non ricordo bene, come poteva cambiare in modo così radicale, in un tempo di 1 o 2 mesi. E conobbi Monica Nicoletti e Mauro Cassese, che vennero a scuola a vedere i lavori, perché li avevano visti anche a casa, ma vennero di persona perché erano molto grandi questi lavori che Simone faceva, e si accorsero di questo straordinario cambiamento. E da lì nacque l'idea piano piano di creare un qualche cosa per Simone, un qualche cosa che potesse servire anche a tutti i ragazzi che si trovano nelle stesse condizioni di Simone, che hanno un naturale talento nell'arte. Oltre a Simone e Andrea, i primi ragazzi che sono appunto entrati a far parte, ha pensato anche a me, a Tristano. Mi ha chiamato Davide, che ancora non ero tornato a Roma, stavo ancora a Bologna, e mi ha accennato di questo progetto, che però era ancora tutta una cosa molto in forza, ancora non era ben definita. C'era soltanto questa idea di unione, insomma, di creare questo spazio, questo studio con differenti realtà all'interno, che poi è cresciuto in modo tale che, insomma, si è aperto in vari modi. E mi fece vedere i lavori di Simone, che all'epoca non conoscevo, e mi fece vedere, mi ricordo, questi 15-20 lavori, 50-70, e mi disse guarda questi lavori sono di un ragazzo autistico, guarda come c'è la spontaneità, la velocità, eccetera eccetera. Io rimasi molto colpito sul momento, e lì ho avuto il primo forse vero approccio con Ultrablu. La musica è un libro complesso, ho fatto tutta l'esografia, è un'antica tecnica giapponese, una tecnica orientale, sono inchiostri di soglie questi qui. Questa è una stampa particolare, sono quasi dei pezzi unici. Sono degli originali, sono tutti originali. Basta che mi dimenticavo uno dei lei, mi fai vedere a me, non è che vieni qua per grazie. Grazie a te. Grazie. Bellissimo. Non ho mai conosciuto una donna così determinata nel cercare di aiutare da una parte suo figlio, perché per lei è stata una mission tutta la vita, no? farsi far sì che quel problema, tra virgolette, di Simone non diventasse più un problema ma una forma di ricchezza, e nello stesso tempo di non fermarsi soltanto a Simone, perché anche per il suo ruolo di medico, Monica era un medico, insegnava poi medicina sociale all'Università La Sapienza di Roma. Mia moglie è, diciamo, una donna abbastanza silenziosa e, diciamo, una donna molto concreta, come spesso le donne sanno essere, laureata in medicina, specializzata in ginecologia, donna che ha sofferto molto perché avevamo un incidente grave dal quale uscì con oltre 10 anni di riabilitazione, a seguito dei quali venne alla luce Simone, il nostro figlio, il secondo figlio, un figlio autistico, e a cui lei ha dedicato sostanzialmente poi tutta la sua vita. Monica era determinata a trovare una soluzione, un qualche cosa che potesse portare questi ragazzi a diventare una ricchezza per la società. In quest'ottica anche l'associazione culturale che mia moglie ha voluto non era un'associazione culturale su basi protettive, era un'associazione culturale che desse invece modo di aprirsi, di stare a contatto con gli altri, di mettere il più possibile in rapporti diciamo sociali il soggetto con invalidità e la persona, diciamo, normodotata. Perché Ultrablu non poteva nascere solo con me o solo con Monica, nasce proprio dall'incontro di noi due. E si è battuta per creare un qualche cosa, ecco, di un po' anomalo come può essere Ultrablu, la pittura e il disegno, mettendo insieme persone normodotate e pazienti autistici. Io li chiamo pazienti perché sono medico. Quando abbiamo iniziato il progetto Monica era sempre qua, cioè l'ha seguito proprio passo passo da vicino, è stato proprio, non voglio dire qualcosa, insomma, di eccessivo, però comunque una bella eredità che ha lasciato a Simone sicuramente. Già il fatto appunto che Ultrablu sia nato quasi in coincidenza con la scoperta di un tumore al polmone che poi è stato appunto rapidamente progressivo e che mia moglie, nonostante la malattia, abbia voluto a tutti i costi portare avanti la progettualità di questa associazione culturale, la testimonianza di un impegno e di una volontà ferrea nel cercare di fornire a Simone la possibilità di esprimersi. Lo siamo ambiziosi, nel senso che noi vogliamo veramente consentire a questi ragazzi di vivere del loro talento e di far diventare più ricca la società che noi viviamo, che noi stiamo dentro. Questa è una mission fondamentale per tutti quanti noi, e per fare una cosa del genere bisogna pensare in grande, no? Come si dicevano, c'era un detto che dico sempre, nel Medioevo, per costruire la cattedrale la prima cosa che si deve fare è pensarla. Credo che lo scopo dell'associazione sia proprio questo, l'apertura totale senza ritorno. Adesso ci ho preso uno in più. Ma gli hai detto? Andrea, piazza Risorgimento, no? Era un ragazzo dello spettro autistico a basso funzionamento, quindi con grosse difficoltà da un punto di vista anche cognitive, e che disegnava i soliti disegni che di solito i ragazzi che stanno in quella dimensione disegnano, abbastanza stereotipati. Mi aspettavo quegli stereotipi sull'autismo, cioè, non lo so, mi aspettavo un bambino chiuso in un angolo che non guardasse, non parlasse con nessuno, invece la prima cosa che ha fatto è che ha voluto un contatto fisico con me. Tranquillissimo. Felicissimo. Felicissimo. Bravissimo. Bravissimo. Bellissimo. Bellissimo. Finissimo. Benissimo. Finitissimo. Finitissimo. Bastissimo. Contentissimo. Contentissimo. Carinissimo. Carinissimo. Bastissimo. Carinissimo. Solitissimo. Mi ha salutato, mi ha baciato e voleva comunicare. Io invece mi aspettavo una persona che non volesse comunicare e che volesse stare nel suo spazio. Invece è nel suo spazio, ma in contemporanea comunque riesce a entrare. Tu riesci sia un po' a entrare nel suo, ma lui principalmente entra nel tuo, a mio parere, che è quello poi che succede a Ultrablu tutti i giorni, penso. Io voglio bene a Simone, capito? Quindi mi fa piacere, no? Abbracciarlo, cagliarnato, così è divertente. È un po' una specie di comunicazione. Era un sacco piacere, un modo per creare un legame, un rapporto. Gli interessa molto comunicare con gli altri. Cioè lo vedi che per lui è importante. Quando non ci si riesce a capire lo accusa molto. È significativa come cosa, anche perché ha un deficit nel comunicare a livello di parlato, no? E quindi lo fa attraverso questa maniera. Nel momento in cui invece noi siamo riusciti a entrare nel suo mondo, a capirlo di più, vedi che proprio è molto più naturale, lui è molto più a suo agio, cioè, si è creata un'amicizia, insomma. Cioè proprio dici, gli vogliamo bene, ci vuole bene. Quando viene Simone io mi metto là, disegno insieme a lui, sto super bene. Ah, ridiamo, scherziamo, sto sempre a sorridere. Ah, è fantastico. Grandissimo, hai visto che bravo che sei? Ah, bravissimo. La sua particolarità è fare questi disegni semplici, estremamente sintetici, ma che hanno una trama estremamente complessa. Penso che posso dirlo adesso, dopo 4 anni che lavoriamo con Simone, lui ha raggiunto una dimensione autoriale. In Simone c'è un segno che si ripete continuamente, c'è una dimensione che si ripete. Il tratto suo non è un tratto che può uscire fuori ogni tanto, lui esce in continuazione, ma fa delle cose straordinariamente profonde e che come si può dire, che si ripetono, no? Che è una dimensione che ormai si manifesta sempre nei volti, negli animali. E lui ha questa, se io guardo un disegno di Simone apparentemente sembra semplice. Poche linee, lui inizia con la matita, prende l'acquarello, poi prende un pennarello, questo lo fa negli ultimi 2 anni, e ridefinisce alcuni passaggi. Ma la sintesi che lui crea fra i vari passaggi tonali attraverso le linee, gli sguardi sia del mondo animale che del mondo umano sono straordinari. Simone mette un po' a nudo la condizione umana, guarda un'immagine essenziale, diretto, scarno, profondo. Sembrano sorridere, sembrano infantili a volte i suoi disegni, ma quando uno li guarda con attenzione scopre una profondità che si può dire quasi archetipica, primordiale. Un secondo esempio, questo è Bambi, che ha che cosa a che fare con il Bambi che noi conosciamo. Se uno lo vede bene all'inizio, no? Vede bene una figura quasi rasserenante, rassicurante, ma poi non lo è per niente, non è affatto rassicurante questa figura. C'è molto di più, c'è in questo sguardo, in questo cogliere quasi l'evento tragico che sta per avvenire, il bosco che lui cita ma che non disegna. Come si può dire? L'inquietudine che noi abbiamo nei confronti dell'esistenza, il bosco, lo sguardo che è rivolto verso qualche cosa che non c'è ma che è presente, la vita. E soprattutto lui, come in generale molti dei ragazzi che lavorano qui, il dono della sintesi, che è una cosa che per artisti, diciamo, neurotipici spesso è la conquista che segue al lavoro di una vita, cioè quello di riuscire ad andare a togliere sempre di più, sempre a rinunciare. Riuscire a cogliere la semplicità è sempre stato l'obiettivo dei grandi maestri dell'arte di tutti i tempi. E Simone ci arriva in modo del tutto naturale. C'è che motore? C'è anche un motore. Che cos'è questo libro? Perché glielo dici? Pesciolino. Che ci sta in questo libro, Simone? Pesciolino, vola. E mo adesso gli fai anche un autografo. C'è via te, Marone. Viene. Dopo vuoi fare pure con me? Dopo. Da ministro. Prendi un altro pennello, però un altro, no, un altro dico. Vuoi? Ora questa qui è una parte del lavoro che abbiamo fatto e in questo momento stiamo facendo dalla stessa fonte, quindi dalla stessa immagine. Lui nel suo canale e io totalmente nel mio anche. La maggior parte dei ragazzi sono abituati a a dover in qualche modo riproporre ogni tipo di comportamento che vedono fin da piccoli. E quindi il lavoro che abbiamo iniziato già 2 anni fa consisteva all'inizio che fossi io a seguire lui e non lui a seguire me, non era una vera, non era una copia, era soltanto un seguire dai movimenti alla forma, e in questo modo si crea un canale differente di espressione, perché lui per una volta si sente lui a poter fare un tipo di movimento, a poter fare, come si può dire, un tipo di estro in qualche modo, di espressione. E qua e là si crea anche, tra virgolette, un gioco, perché quando si rende conto che è lui, tra virgolette, a dettare le regole, in questo scambio lascia più fluire, anche per giocare, per sperimentare, per vedere come mi comporterò io, se questo tipo di copia appunto sia una copia o sia per me un punto di riferimento quello che sta facendo. Bravi Tima. Bravissimo. Ah. Belli Tima. Bellissimo. Ah. Grazie. Fran, tu pensi che... Tima. Bravissimo. Ci vado a lavorare la parete. Tu pensi alla differenza tra Diego e lui, no? Della creatività. Oggi lavoriamo con il torchio, quindi stampiamo in calcografia, in monotipo, quindi andiamo direttamente a dipingere sopra la lastra. Bravissima. E poi con la pressione del torchio verrà stampato sul foglio. Sano. Davide! Davide è bellissimo, sì, che cos'è questa? Perfetta! Sì, io era! Che sta facendo? Accenditissima! Bravissima! Ne facciamo un altro, Simo? Tutti loro si specchiano, tutti. Maria Vittoria e Aurora, no, Maria Vittoria addirittura che si mette a circa... da questa porta a vetri che sta qui alla mia destra, si mette a circa 10 metri e spesso si rivolge, perché c'è un lontanissimo riflesso su questo vetro, lei si guarda e fa una smorfia verso questo, nonostante che ci sono 10 metri, lei si specchia con questo riflesso. Spesso i ragazzi vanno lì, abbiamo uno specchio, come tu hai detto, e si guardano, facendo delle smorfie. La differenza è che fra noi e loro è che loro lo fanno in maniera del tutto spontanea, cioè non badano a chi li guarda. Noi avremo grosse difficoltà a specchiarci davanti agli altri. Non lo facciamo quasi mai, no? Oppure prendiamo un'espressione molto neutrale, ma quando siamo in bagno con noi stessi, le nostre espressioni non sono quelle quando saremo in compagnia degli altri. Invece loro sono esattamente le stesse, come se quando noi stiamo nel bagno, che nessuno ci vede, e loro fanno esattamente la stessa cosa. E la cosa incredibile è che la pittura è una forma di specchio. Si potrebbe dire che è anche uno specchio senza proprio la forma. Avviene soltanto quando il foglio è in verticale sulla parete e loro stanno in piedi di fronte al foglio. Lì incominciano a utilizzare a livello facciale le stesse espressioni che utilizzano di fronte allo specchio e addirittura incominciano a parlare con il soggetto che dipingono. Poi io lascerei questa soglia invalicata, insomma è una soglia che ci porta nel mistero, che ci porta nella conoscenza di noi, che ci porta nel dialogo con quello che c'è di profondo con noi, e quindi poi più di tanto non direi, perché poi l'arte non deve... c'è la propria manifestazione, La cosa bella di qua è che loro fanno in continuazione e questo farlo secondo me è una cosa positiva, perché si vede, si sente che stanno sul loro agio, non si vergognano assolutamente di farlo. Lo appena vedono il riflesso, giocano con il proprio riflesso, con la propria immagine riflessa. Può essere lo specchio, può essere il vetro, può essere il monitor, e quando dipingono in verticale. Oggi sono venuta a fare disegnare i vestiti alla moda, che a me piace disegnare, quello con le Barbie, quei vestiti alla moda con le Barbie, e uno quello dei film, e sto migliorando tutto. È stato detto che il blu è... che il blu è il mio colore preferito, come i miei occhi che brillano come le stelle in cielo. Mai mi arrenderò, perché sono tanto coraggiosa, a fare tutto. E sono due artiste straordinarie, hanno più o meno la stessa età, stanno intorno ai 19 anni. Maria Vittoria frequenta il Liceo Artistico di Ripetta, invece Aurora frequenta un liceo classico di Roma. E sono le due artiste donne outsider. Tieni presente che nel mondo dello spettro artistico le donne rappresentano un quarto, un quinto. Quando lavora Maria Vittoria sorride spesso, canticchia, e la stessa cosa fa Aurora. Insieme stanno benissimo, poi dialogano senza parlare, ma dialogano in maniera profonda, no? Hanno insistito moltissimo con la famiglia che far venire Aurora qua, perché hanno visto in Aurora non solo un grande talento, e hanno visto in questo posto il posto più adatto, e fa sì che questo talento poi si trasformerà un giorno in una dimensione reale, che in cui Aurora alberga realmente, no? E possa diventare anche un futuro lavorativo per Aurora. È meraviglioso vederla arrivare correndo, felice di raggiungere qua, entra, si mette seduta e comincia a dipingere, a disegnare, osservando con accuratezza tutto quello che viene qui. Dire che non ci sia nessuna differenza, forse no, perché il rapporto che abbiamo è diverso da un rapporto che avrei con una mia amica di scuola. Comunque ciò di cui parliamo noi non sono le cose che di solito riesco a parlarne con altri, cioè noi non parliamo, cioè, ad esempio Aurora, che lei è un po' strano, lei suona, lei non parla, lei suona, e anche io metto spesso la musica in studio, e lei a seconda di quella musica parla, però senza parole. È una persona molto che influenza in un lato molto molto positivo, sì, solare, dell'arte di Aurora. Ma io credo che ciò che mi colpisca di più di Aurora è proprio lei come persona. E, sì, poi anche naturalmente anche i suoi lavori sono molto delicati, molto spontanei ma studiati. Maria Vittoria quando arrivò qui aveva delle forti stereotipie, disegnava le principesse, diceva ma ancora oggi lo fa questo. E poi grazie anche all'influenza, in questo caso positiva speriamo, del posto, ha cominciato a rivolgere la sua attenzione soprattutto al mondo botanico, alle piante, ai fiori. E spesso guarda quello che succede qui e lo digerisce a modo suo, lo risentilizza attraverso il suo segno. Maria Vittoria ha una grande capacità colorativa. A me piace moltissimo, ha un gusto estremo per il colore. Ha proprio delle intuizioni sul colore che sono notevoli. E questi colori contrastanti, cioè, c'è un uso del colore fantastico Maria Vittoria. Cioè lei utilizza proprio uno schema di accostamento cromatico che è perfetto. Cioè proprio come bilanciamento, come composizione funziona. Questi gialli assieme a questi viola, arancioni... molto pesanti, no? Questo uso dell'acrilico proprio che si vede sopra il foglio, questi tagli netti di queste figure che raffigurano qualcosa, ma te a primo acchitto, appena le vedi, dici astratto. Ha proprio una modalità di scomposizione e di accostamento dei colori e delle forme, per cui poi diciamo ogni materia contrasta con l'altra, ma sempre comunque in armonia, cioè riesce sempre a tenerle su quel piano lì. E i suoi fiori sono dei fiori fantastici, ma nello stesso tempo l'essenzialità che raggiunge Maria Vittoria danno a questo fiore, come dicevo prima, un qualche cosa di simbolico, di archetipo che va al di là del fiore stesso. E quando guardo un fiore di Maria Vittoria non guardo soltanto il fiore, è un'esperienza proprio sulla condizione stessa dell'essere umano in relazione a tutto quello che lo circonda. Allora, provvisto di occhi vai, no? Piccola guida sull'immaginario botanico, opera realizzata da Maria Vittoria Basciani e Giulia Cabassi, è stato il nostro primo, diciamo, libro fatto a quattro mani, fra due artisti appartenenti, chiamiamole così, a dimensioni diverse, uno dello spettro autistico e l'altro una persona neurotipica. Il libro di Maria Vittoria e Giulia rappresenta un po' e comunica all'esterno quello che avviene all'interno di questo spazio, quindi questa relazione tra un artista neurotipico e un artista autistico, lo studio a vicenda delle opere l'uno e dell'altro, quindi in questa fase c'è stata Giulia che, vedendo Maria Vittoria lavorare, affascinata dalle sue opere, ne ha preso spunto e l'ha studiata praticamente, mettendole quasi dentro un catalogo, quindi come se fosse proprio in forma scientifica. E rimane affascinata dai disegni di Maria Vittoria, è così che sono soprattutto fatti da fiori, da una botanica fantastica, e lei si mette nei panni di un botanico che scopre per la prima volta questo fiore e ne incomincia a studiarlo, e comincia a studiarlo e ad analizzarlo, tant'è che tutto il libro... Vedete, c'è l'impaginazione quasi di un quaderno scolastico, no? Di un quaderno di appunti. Sulla destra ci sono i lavori di Maria Vittoria, sulla sinistra perché ci sono i lavori di Maria Vittoria e sulla destra i lavori di Giulia che nascono dallo studio dei disegni di Maria Vittoria. La bellezza di questo libro e dei libri che facciamo è che porta le persone ad osservare le cose da più punti di vista. Poi in un momento anche della nostra società dove si dibatte in continuazione fra inclusione, fra l'accoglienza dell'altro, del diverso, io penso che queste operazioni siano di straordinaria importanza, perché dimostrano che attraverso il dialogo, attraverso un approccio diverso, un approccio, come si può dire, curioso, un approccio non identitario, un approccio dove si mettono in discussione i propri confini, le proprie pratiche, per incontrarsi in un punto di incontro, ma l'insieme di queste dimensioni dovrebbe superare la stessa dimensione del metterle insieme per arrivare a qualcosa di nuovo. Beh, sicuramente Ultrablu, da quello che sappiamo, è una casa editrice che pubblica autori dello spettro autistico. Penso che siamo probabilmente gli unici, perché con la precisazione che i libri sono veramente fatti da loro. Cioè noi non tocchiamo, come nel disegno e nell'opera d'arte, non interveniamo in alcun modo, e noi non interveniamo in alcun modo nella nascita di questi libri. L'unico nostro lavoro è quello di impaginazione e nell'utilizzo di software che loro non sono in grado di utilizzare. In più, ultimamente, da dicembre, è nata sta nascendo una collana nuova dove sono libri che vengono creati a quattro mani, fra un autore outsider e un'autrice insider, chiamiamolo in questo modo. Questo perché ci sono due motivi. Uno, perché secondo me l'incontro fra queste due dimensioni aiuta l'arte e l'editoria a rinnovarsi in qualche modo. Noi vogliamo dimostrare che l'incontro fra queste due dimensioni aiuta a rinnovare anche il linguaggio proprio dell'editoria illustrata e dell'arte in generale, perché fa bene a questo. Il mio nome è Jisoo Park. Trovarmi qui in questo studio penso che sia una delle cose che mi siano capitate nel 2018, tra le cose più belle, tra le cose più inaspettate e tra le cose di cui sono molto molto grata. Mi piacciono le persone che ci sono, che la frequentano, mi piace l'atmosfera, mi piace anche un po' tutto il casino che c'è intorno e tutti gli stimoli che ci diamo viceversa tra di noi. E mi piace quello che si racconta qui dentro, i libri che ci sono, i libri che si sfogliano tutti i giorni, i colori che usiamo, ma tutto. Però i ragazzi che incontro qui mi fanno una buona influenza. No, vendo una libreria. Ma adesso troveremo un altro... Sì, certo, troviamo. Ce l'ho già. Sei capace di farlo? Sei capace di farlo? E qua ci vuole. Sono riunione. Questa è una collaborazione con una sta in bambola. Imbambolato. Ci stanno. Grazie mille. Dammi del tuo comunque. Grazie. Madonna, che bomba sta canzone. Anzi, è una bomba la musica di questo periodo, Che stiamo facendo, Auri? Stiamo facendo un dipinto insieme. Quindi stiamo elaborando in modi differenti la stessa immagine. L'immagine non è stata presa da una fotografia, ma è scaturita direttamente dall'immaginario. Ma lavorandoci in due, insieme, ci stiamo ispirando l'un l'altro e quindi a seconda di come procede uno o procede l'altro, l'immagine cambia. Questa, diciamo, è una delle pratiche che possono svolgersi a Ultrablu. Diciamo che può rispecchiare non nella totalità delle pratiche, ma nel significato, cioè quello di lavorare comunque in uno spazio di condivisione e in un dialogo che influenza un po' e arricchisce tutti quelli che ci partecipano. Diciamo che questo è un modo per sintetizzare un po' l'attività di Ultrablu, per dirlo in modo breve. Queste donne, e qui veramente ci sarebbe da dire molto sulle famiglie che stanno dietro a questi ragazzi, che sono veramente, gli dovrebbero dare un riconoscimento ufficiale, perché gli sconvolgono, non solo gli sconvolge la vita, ma se vogliono raggiungere degli obiettivi si devono dedicare completamente tutti ai propri figli, come ha fatto Monica con Simone. La differenza che si vede in molti ragazzi dello spettro autistico che raggiungono dei risultati spesso dipende da che hanno avuto alle spalle, hanno avuto la fortuna di avere alle spalle delle famiglie che hanno investito e hanno creduto in questi ragazzi, sacrificando tutto, tutto. Questo contesto sicuramente è una grandissima occasione per lui per poter esprimere invece una grande creatività che effettivamente non trovava altri spazi di espressione. E credo che il punto di forza, questa opportunità, questa possibilità venga fuori proprio da un contesto estremamente libero, aperto e dove non esistono barriere tra autistici e non autistici, cioè loro sono veramente, lavorano effettivamente in un contesto molto, molto di parità, quindi questi ragazzi sono estremamente sensibili, avvertono in maniera epidermica, grazie amore, avvertono in maniera molto, molto diretta la relazione che si crea con l'altro, per cui loro sanno, sentono se vengono trattati come autistici o vengono trattati come artisti con le loro peculiarità, con le loro caratteristiche, con i loro comportamenti più o meno bizzarri. E questa è, nella nostra esperienza perlomeno, questa è il grande punto di forza, la grande, veramente l'unicità di Ultrablu, di questo contesto, cioè l'unico ambiente fino ad ora, insomma, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere, che non è terapeuticizzato, non è medicalizzato, cioè è un contesto in cui un comportamento autistico viene accettato come un comportamento qualunque, cioè non c'è una prevenzione di partenza, non c'è un tentativo di inquadrarli, di controllare, di modificare comportamenti e bizzarrie. Vai là. Questa qua vediamo, cerchiamo un'altra. Le possiamo pure unire, ne possiamo prendere più di una. Prova quella. Questa qua. Questa. E questa qua. Questa qua? Sì. Eccola qua. Che buono. Guarda, aspetta, facciamo una cosa. Ci scrivi Ultrablu qua? Piccolo piccolo, ti va? Andiamo a te, che sta pure a tempo Ultrablu. Quindi c'è sempre una dicotomia chiara tra chi è affetto dal disturbo e chi non lo è. E questo è l'unico contesto, perlomeno, che io abbia avuto modo di conoscere, in cui in realtà non esiste questa differenza. Loro lavorano insieme e ciascuno esprime secondo la propria creatività. Ce lo spieghi questo? Che cos'è? È le fasi della vita. Cioè la fase della vita, quindi ci va? Questo da giovane. Grande, ragazzi. Adulto. E poi ritorna a essere bambino. Quindi è un ciclo, no? Sì. dal mio punto di vista è un'enorme ricchezza, perché normalmente i tentativi che si sono fatti finora, ripeto, io uso questa metafora, si cerca di far entrare i nostri ragazzi in una scatola, nella scatola della normalità, e loro non ci possono entrare nella scatola della normalità, saranno sempre anormali nel tentativo di farli entrare in uno schema definito normale, per cui o li accettiamo nelle loro caratteristiche, no? Nei loro punti di forza, o cerchiamo di tirar fuori i loro punti di forza, tra cui questa enorme creatività, questa capacità di cogliere una sensibilità che permette loro di cogliere veramente con pochi tratti le emozioni, le vere emozioni delle persone, e quindi o riusciamo a capitalizzare su queste loro caratteristiche innate, o altrimenti saranno sempre dei perdenti. E saremo perdenti noi come società, perché tentiamo di inquadrarli, ma è impossibile inquadrarli in un contesto di normalità. Ci sono dei bambini ragazzini che fanno rap? Questo è un bambino piccolo. E l'altro? È grande. Che cosa fanno questi due bambini? Fanno rap? Come fanno che la testa così metta? Possiamo... Un momento. Stiamo a Napoli Centrale, andiamo ad Acerra, a casa dei notari, per disegnare, fare animazione insieme a Simone. Stiamo finendo questa animazione adesso. Simone, l'ho incontrato la prima volta, penso a... aprile ad Ultrablu, e... boh, già da subito ho riscontrato che sensibilità artistica avesse Simone, cioè si era presentato con questo libro sui lupi bellissimo insieme al padre Gianfranco, e niente, dopo un po' mi hanno proposto questa cosa di scendere una volta a settimana a Napoli per insegnare a Simone a diventare indipendente con tavoletta grafica e Photoshop, e così sto facendo ormai da 3-4 mesi, e quindi portare quello che è Ultrablu a Napoli. Sono Giacomo. Ecco, guarda come sono fatti i cacciatori di lupi. Questi sono i cacciatori di lupi. Perché con Simone stiamo facendo un'animazione sulla spopolazione dei lupi. Quindi per colpa dei cacciatori che hanno ucciso tutti i lupi, adesso le foreste non sono più foreste. Perché? Un peccato. Perché è un peccato? Ma noi salveremo l'ambiente. Noi salveremo l'ambiente, giusto? I lupi. Eccoli qua i lupi. Questo era il cacciatore che avevi disegnato. Guarda Simo. Questo era il cacciatore che avevi disegnato. Vuoi che te lo invio qua, là, così lo finisci? Certamente. Ok, premi là su annulla. E... ti invio solo il nero, lo ricoloriamo dall'inizio. File nuovo. No. Prendiamo. No, aspetta, film e video. Vai su film e video. È qui. Film e video, queste sono le cartelle. Vai su film e video. Spike. E mettiamo un... Spike. Mettiamo un... E lo giri, vedi che mo ti ha messo i quadrati. Se tu lo prendi dall'angolo e fai così si gira. Vedi? Gira. Ah, io rinfocciolirei, un bel po'. Un attimo soltanto. No, aspetta. Perché? Io gli farei un bel paio di baffi a sto cacciatore. Che dici? Scusi? Giacomo? Dica! Simone? Qui di che colore? Di che colore cosa? Qui, dentro. Quelli sono dentro dei bottoni, no? È questo, no? Di che colore è questo di solito delle giacche? È più scuro della giacca perché... è una zona d'ombra. Prendi questo marrone qua e lo scurisci. E scuriscilo dentro. Ah, vai, vai. Non basta. Ancora, vai. Vai, prova così. Questo fallo arrivare fino a qua e questo fallo arrivare fino a qua. Fatto! Fatto. Hai ripetuto fatto. Va bene. Oh, ehi, adesso. Sono cresciuti. Oh, sono cresciuti questi piedi, ora si regge un po' meglio. E qua che facciamo? Lupi. Questi lupi. Però li giriamo, non li facciamo così. Allora questa pianta, questa roccia che fa così. Mandameli per piacere. Eccoli, ce l'hai sull'iMac. Dov'è? E vai, iniziamo dal primo lupo, su. Questo qua. Facciamolo arrabbiato. Arrabbiato? Eh beh, lo stanno uccidendo, quindi sì, ammazza. Che bello questo, madonna santa, che figo. Che bello sto libro, Simone, chi te l'ha regalato? Il mio papà. Madonna, che libro bello. Adesso dobbiamo fare una cosa. Che cosa? Allora, dobbiamo dire I'm part of a pack. I'm part of a pack. Mi sono girato ora. I'm part of a pack. I'm part of a pack. Troppo alto. Come se stessi parlando normale. I'm part of a pack. I'm part of a pack. Bene, e poi dobbiamo dire My pack Human Nutrition. My pack. My pack. Ah no, my pack. Di solo my pack, my pack. My pack. Perfetto, basta così, abbiamo finito. Cambia colore. Fallo un po' più chiaro però. Ti insegno una cosa. Vedi che sembra già più lontano? Però fallo ancora più chiaro, non lo fare dello stesso colore della roccia. Perché lui sta dietro la roccia, no? D'accordo. Lo vedi? Sembra che sta dietro la roccia così. Perché? È il disegno di un cacciatore con i tre lupi. Come lo useremo questo disegno? Non lo so ancora. Non lo sai ancora? Vedremo che cosa farci. Io pensavo di metterlo all'inizio di questa animazione che abbiamo preparato. D'accordo. Guardate queste cuffiette, guarda che abbiamo creato insieme. Wow! Salve uomini, sono il vostro amico lupo. Sono qui per parlarvi di come stanno i lupi. Faccio parte di un branco che viene dal Canada e va verso sud. A noi piacerebbe vivere qui in Colorado con voi, come i nostri antenati facevano tanto tempo fa. Il mio branco si nutre di grandi erbivori, come cervi e cinghiali. Noi non siamo cattivi e siamo preziosi per l'ambiente. Se noi lupi scomparissimo, queste creature erbivore mangiano tutti i giovani alberi, fino a far scomparire i boschi. Aiutateci a tornare in Colorado. Go Grey Wolf! Ma domani ci sarà più. Sì, chiama. Bellissimo, Simo. Che cosa? Che cosa bellissima? Ah, scusate, è vero, vi chiamate tutti e due Simone. Ci vediamo fra un po'. Vuoi se comunque lo fa per passione. Allora, io ho incontrato Ultrablu cercando, diciamo, nel nostro percorso di ricerca, che era quello di accompagnare il nostro figlio nella transizione all'età adulta. Credere che il suo futuro, diciamo, fosse fatto, diciamo, dei suoi desideri e della realizzazione dei suoi desideri e delle sue aspirazioni. L'esperienza dell'arte, l'esperienza del, diciamo, nel suo caso dell'arte coniugata con l'impegno ambientalista nella difesa del lupo, potesse avere diciamo, uno spazio nella società, come, diciamo, un'espressione del suo essere parte della società civile. Con Ultrablu invece c'è stata una progressione in parallelo di speranze e realizzazioni, nel senso che quello che mi ha colpito di più era l'aspetto del lavoro paritetico, nel senso che non c'era, la prima spiegazione che mi è stata fatta è che non c'erano tutor, non c'erano insegnanti, ma c'era un collettivo di persone che amavano l'arte e che lavoravano insieme, indipendentemente se appartenenti allo spettro autistico oppure no. A mio giudizio quello che è vincente è il fatto, quello che dicevo prima, cioè l'affiancamento paziente e, diciamo, come dire, il mettersi a cercare quello che la persona desidera, cercando di interloquire veramente e autenticamente con le aspirazioni della persona, che nello spettro autistico, ma questo non vuol dire che non sia prima di tutto una persona e quindi un giovane con le sue aspirazioni. Questa è la prima volta che Simone viene e sta in gruppo, la seconda che viene e sta in gruppo. Noi abbiamo scelto, vivendo, diciamo, non a Roma e non avendo possibilità di starci, diciamo, di venirci tutte le settimane, abbiamo scelto una modalità diversa, cioè nel senso che una persona, sfruttando, diciamo, la legge sul dopo di noi, è un progetto che abbiamo, per il quale abbiamo ottenuto il finanziamento, abbiamo, diciamo, come dire, imbastito un rapporto, diciamo, 1 a 1, diciamo così, nel senso che una persona di Ultrablu viene a casa e ha imbastito un laboratorio domestico, quindi non saprei dire quali miglioramenti sono attribuibili all'esperienza di Ultrablu. Le posso dire semplicemente che quando io dico a Simone vogliamo andare a Roma a dipingere, lui salta e dice certamente, anche se appunto per lui interrompere la sua routine, uscire dalla sua stanza, le sue comodità, la sua zona di conforto, come tutte le persone con autismo, chiaramente è un costa. E tanto più quando viene, diciamo, la persona Ultrablu, diciamo, a chiedergli una fatica, diciamo. Questo, diciamo, comunque, diciamo, è viene accolto da Simone con grande gioia, con grande, diciamo, desiderio, ecco, in questo senso. Quindi la cartina al tornasole rispetto alla domanda del se ho visto dei miglioramenti in Simone, diciamo, io direi chiedetelo a Simone stesso. Prima era stato benedetto da te stesso per mettersi a dieta. Ultrablu ha aiutato Guglielmo tantissimo in dei modi che non posso neanche descrivere, cioè, lui qui ha trovato proprio un ambiente dove si esprime liberamente con questa bellissima attrezzatura, con dei ragazzi talentuosi e poi in un'atmosfera proprio sicura, stimolante e accogliente soprattutto. E non è un luogo dove fanno diagnosi, è un luogo dove non fanno terapia, è un posto dove si esprimono, dove si dà il caso non siano neurotipici ma siano degli artisti di talento. Questa è la cosa principale. Allora, a me ha colpito tantissimo lo sviluppo di Guglielmo artistico in questi ultimi mesi, essenzialmente da quando frequenta Ultrablu. La libertà che lui sente in questo posto e anche i mezzi tecnici che sono ottimi, questi bellissimi computer, insomma, questo equipaggiamento fantastico che gli permette di esprimersi veramente come lui dovrebbe. Lui è ben fuori che è molto bravo col disegno digitale, cosa che non sapevamo quando era a casa perché non avevamo questi computer così. E poi quello che mi ha colpito è l'ironia, l'originalità e ripeto, sono tutte cose che lui ha tirato fuori qua, perché anche stando a contatto con Andrea e con altri giovani artisti viene stimolato. Allora, abbiamo trovato Ultrablu per puro caso, sembrava proprio una cosa del destino, perché ero al Crack, ero lì con il mio stand, con il mio libro, e ho visto questo stand Ultrablu che mi ha subito colpito perché avevano dei libri bellissimi. E mi ha detto, signora, vuole dare un'occhiata? E da lì mi si è accesa una lampadina, ho detto, ecco, è un posto per Guglielmo. Ma inizialmente ho temuto che fosse troppo piccolo, perché all'epoca aveva solo 10 anni. Quindi mi sono detta, gli altri ragazzi sono tutti dai 15-20 in su, Guglielmo sarà troppo piccolo. Però poi, parlando con Virgilio Mollicone e raccontandogli un po' di Guglielmo e mostrandogli soprattutto i suoi disegni, che poi gli ho successivamente mandato via mail, e ho capito che era proprio un incontro destinato, perché Virgilio ci ha accolti subito e nonostante fosse il più piccolo è diventato un po' la mascotte dello studio e adesso è un artista di Ultrablu come tutti gli altri, anche se è il più piccolo ancora. Si sta aprendo una strada per il futuro, sta imparando una professione, già adesso, ha soltanto 12 anni ma intanto sta prendendo dimestichezza. Insomma, è una possibilità che non tutti i ragazzi hanno, quindi... Ora ve lo faccio vedere. Guardate che bello! Oh, già sotto 2020! Ed è ossessionato con il crocefisso. È ossessionato, sono povero, c'è pure un poster sul muro. Cioè, ha i calzini puzzolenti, le gambe pelose, le mutande, la panza di fuori, la canottiera, la barba e i capelli rovinati, e i capelli non curati bene. E un poster qui. E c'è una bella porta. Ed è nato ai giorni nostri, insomma. È della nostra epoca. Giusto? Sì. Poi vi faccio vedere un altro disegno di Gesù 2020. Ah, ne hai fatto un altro, questo non l'ho visto. Al bagno, dai! Dai, che forte! Gesù sta cercando il suo crocefisso per penirsi, per ritrovare altra carta igienica. Ho capito. Bello l'asciugamano. Ciao, io sono qui, ti compro Diego Fracozzi. Sono con me, ti compro così come te. Ti cambio, si compete le cose in mamma mio. Tutti si compete cose come qui. Tu si compete che compete benvenuto, ti compro Ultrablu. Ok? Va bene? Ci compete cose dopo. Tu sei dopo. Grandissimo talento, è un ragazzo giovanissimo, ti parlo talento e mi fermo lì, perché stiamo ancora all'inizio con Diego. Ha iniziato a frequentare l'atelier da pochi mesi pure lui, è un ragazzo che ha una curiosità, una facilità nell'usare, nel comprendere i meccanismi della creazione di un prodotto che sono spettacolari, artistico. Lui ama quasi esclusivamente e lavora con mezzi tecnologici. È venuto qui proprio per fare animazione, proprio per quello, solo per quello voleva venire qua. E poi da oltre a qui sta facendo anche altre cose, ma prevalentemente lui usa questo. E lui è uno che, non so, quando è arrivato qua, si sedeva davanti al computer, apriva 10 programmi contemporaneamente, perché era completamente affascinato da tutti questi mondi, da queste interfacce particolari, prendeva, metteva. Vedere lavorare Diego e in pochissime settimane quello che ha preso e come riesce a essere autonomo nel registrare, nel mettere insieme alcune situazioni e nel reinterpretarlo nella voce, nel microfono, è meraviglioso, meraviglioso, bellissimo. Diego, diciamo, non posso parlare dell'arte di Diego perché ancora non c'è l'arte, non dobbiamo esagerare da questo punto di vista, è troppo giovane, ma un ragazzo di 14 anni con un talento così spiccato, con un'intelligenza così viva, con una curiosità così estrema, ma è meraviglioso da averlo accanto. E nonostante che lui ha difficoltà nell'espressione anche vocale, riesce a superare tutto questo in una maniera meravigliosa. E quando ho detto questo sì, perché lui dice, quando vuole fare una cosa dice questo sì, ma lo dice in una maniera meravigliosa. Per esempio è bellissimo quando lui doppia i suoi personaggi, usando la lingua come faceva Dario Fo, uguale proprio a Dario Fo, che inventava una lingua e lui inventa una lingua seguendo tutte le espressioni e gli stati d'animo di quella persona, e lo fa con una vera somiglianza spettacolare, che sembra che sta parlando una lingua straniera e invece una lingua inventata. Meraviglioso, tutto di sua, lo fa con una spontaneità e con qualche cosa che gli viene evidentemente da dentro. Puoi mettere al contrario? Sì. Vediamo se mi ricordo come si fa. Fa il reverso. Wow. Velocità durata, ascoltami. Velocità durata, ok? Sì. Velocità indietro, ok? Sì. Ok, ecco, mo' è il reverso. Ah, volevi allargare? Ah, perfetto, ok. Scappano, ti petta e ti mangia. Fatto bene? Va bene, significa di sì. Chitta ci consente. Di moda, capito? Sono animali di oggi, animali preistorici e fantastici. Il prossimo libro che sto pubblicando è La Tosca di Giacomo Puccini in stile zoologico. Allora, dicevo, tra i personaggi il leader è Piero l'orso bandieraio, che ho disegnato ispirandomi al protagonista del libro, l'orso che non c'era. Grazie. Vuole una dedica? Sì, mi chiamo Adriano. Adriano. Grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie Viguri. Ecco, segniamo una parata venuta. Buonasera, gentili telespettatori. Signore, bambine, bambini, ragazze, ragazzi, fanciulle, fanciulli. Sono Andrea Calcagno, il disegnatore di questo taccuino. Più che l'ironia, Andrea, è una sintesi straordinaria fra realtà e fantasia. E questo povero bufalo lavora in un circo tedesco che si chiama Las Vegas, che si trova in Germania. Ho anche la storia che di sicuro vi potrebbe impressionare. Ve la racconto. Nel suo limite c'è la sua genialità, che è qualcosa che noi non riusciremo mai a raggiungere. Però il personaggio a cui sto lavorando per il circo che sto progettando è una giraffa vestita alla Raimondo Vianello. Perché Andrea probabilmente diventerà, l'ho sempre detto, diventerà un grande artista e ne sentiremo parlare a lungo di Andrea Calcagno e il mondo si accorgerà della grandezza di questo ragazzo. Perché lui è l'arte, cioè Andrea non deve raggiungere qualche cosa, lui è già un artista, è nato nella dimensione dell'arte. Andrea Calcagno è un genio, Iago Vitti dei giorni d'oggi. Quindi queste forme, no, che gli escono totalmente dal niente, quindi questi animali, 1000 personaggi che lui ogni giorno inventa un personaggio totalmente originale, proveniente dal suo mondo, quindi si siede, è spettacolare questa cosa di Andrea, che si siede con poche linee, chiude una figura e non la sbaglia mai, quindi crea questa miriade di personaggi dove poi dietro gli rilega una storia, quindi ha questo suo mondo che butta fuori. Io ricordo ancora il giorno con cui non ho conosciuto Calcagno di persona, ma ho conosciuto i disegni di Andrea, erano delle scimmie, e quando le ho viste ho cominciato proprio a ridere come un bambino, perché erano simpaticissime, erano talmente spontanee, ho detto ma che segno incredibile. Questa è la parata che io ho fatto, sono animali fantastici e di oggi. Animali della terra e animali del cielo. E Andrea ha messo in scena il suo immaginario. Tutta la parata è stata fatta a mano, disegnata a penna sul foglio, su carta. Andrea non ha mai cancellato nulla, ma mai, Sono animali di oggi, animali preistorici e fantastici, cioè che li trovate nelle fiabe, nelle favole, che in realtà non esistono. Come te viene, te fa un libro con tutti questi animali che sfilano senza parlare, senza di niente, invece a livello editoriale è una chicca, è geniale. Questo libro è una specie di utopia. Come potete vedere, questi animali fanno questa sfilata di moda su un tappeto rosso, che continua in orizzontale fino ad andare giù in verticale. È geniale ed è il suo mondo, e questi suoi personaggi hanno tutti una connotazione molto ironica. Quando alcune persone dicono, no, che il bambino ha la capacità di attingere a quei luoghi che noi non attingiamo, e Andrea pare attingerli a quella dimensione in modo completamente naturale. E questo, il coniglio in stile femminilité, Alessandro, il coniglio modello, che ama le dolci conigliette. Ma tra questi abbiamo anche altri animali in due stile femminilité. Loro, Nino e Peppe, gli asini in push-up. L'apparizione dei personaggi. Sono tutti belli questi animali. Sono carini. Abbiamo Kevin e Nick, i leoni strega. Marco l'elefante campanaro, Eugenio il leone muscoloso, Piero l'orso bandieraio, Gigi il leopardo mucca cantante che canta Focus di Ariana Grande. Abbiamo Mariano la volpe e Gerardo la giraffa, Alessandro il coniglio modello, Tigger la tigrera spiaggia, Ambrogio il maiale allungato, Tonio il rinoceronte cheerleader. I nomi che lui dà a questi personaggi sono proprio la descrizione di una personalità che non troveresti in maniera così semplice, insomma, se non andando a fondo nella conoscenza di una persona che magari incontri, non so, compagno di classe o un'altra persona X, insomma, che si conosce. Ah, l'ironia molto, molto diretta. Mi racconta le sue barzellette, Andrea, è qualcosa di spettacolare. Cosa ci fa un serpente sul giornale? Striscia la Notizia. Una delle sfumature più evidenti che spiccano di più del suo talento, sia artistico che proprio comunicativo umano, è l'ironia. È proprio, ha questa lettura ironica delle cose che, mescolata al suo immaginario, che comunque è principalmente composto da animali. Come chiamereste un coccodrillo splendente? Coccobrillo. Mi colpisce l'ironia come prima cosa, perché appunto quando fece gli asini in push-up li trovai davvero ironici e comunque originali, perché spesso oggi come oggi secondo me viene ricercata molto questa originalità che invece lui spontaneamente ha, che tira fuori su ogni personaggio, perché comunque raccontare storie così brevi soltanto sull'essere dell'animale e su quello là, un'attività semplice che possono svolgere, in realtà non è così semplice. Beh, era l'anno scorso, nel gennaio 2018. Allora, comunque, grazie mille. Allora, spero che il mio libro della parata vi piaccia. E comunque mi sono ispirato agli animali che faceva Danilo Mainardi, un grande amico di Piero Angela, che lavorava una volta a Superquark. Sono stato premiato, ho venduto tanti libri e sono stato intervistato da una giornalista. Se vede un pubblico davanti, lui sale sul palco e dice quelle sue battutine, dice quelle sue cose, non si intimorisce, diciamo. E comunque spero che questo libro che ho fatto vi piaccia sul serio. Tipo quando siamo andati alla Camera dei Deputati, è seduto sul palco, ha detto delle battute, mo non mi ricordo su che cosa, e... Certo, c'era abbastanza gente comunque, era un convegno, gente pure importante. Lui per com'è è una cosa bellissima che sia andato lì sul palco e come racconta a me o a Giacomo o a Virgilio barzellette, è andato lì alla Camera e aveva delle persone che lo stavano semplicemente ascoltando, quindi era bellissimo che a un certo punto ha iniziato a parlare e a esprimersi come fa, senza mettersi lì a pensare troppo, ok, ma se dico questa cosa vengo giudicato in una certa maniera, quindi questa libertà di pensiero che lo caratterizza molto. Grazie mille. Lui mi chiama prof, lo chiamo maestro, Andrea, tra parentesi, perché per me è un maestro. Perché che cos'è un maestro, no? È qualcosa che è qualcuno che ha fatto qualcosa di straordinario nella vita. E Andrea è un capolavoro della natura, è una sintesi straordinaria fra fantasia e realtà. Buonasera, gentili spettatori. Sono Andrea Calcagno e lui... Io sono Guglielmo Pala, mio grande allievo. Siamo venuti qui per imparare a disegnare. Lui... Il mio grande allievo Guglielmo è bravo a disegnare Steclaki. E parlaci un po'? Steclaki è un fumetto per bambini. Tanto che poi è diventato anche un maestro, nel vero senso della parola, perché ha incominciato anche una relazione con un ragazzo più giovane di lui, 8 anni più giovane di lui. È un ragazzo che ha la stessa sua, diciamo, dimensione, che lo sta aiutando a prendere sicurezza con se stesso, con il suo immaginario, con il suo insieme dialogano. Ok, ho quasi finito me stesso. Andrea che sta ricoprendo la matita nel mio corpo. Vedete che un pallone da basket è schiantato sul tavolo mentre stavo lavorando. La matita è entrata per poi l'ho ingoiata e iniziavo a soffocare. E poi Andrea aveva iniziato i soccorsi. Lo sapete dove doveva andare? Nello stomaco! Yeah. Andrea doveva andare nello stomaco? Sì, era andato allo stomaco per recuperarmi la matita. Che strano, ora mi sento meglio. Lui è uscito dal mio corpo, è ritornato normale e lui dice ciao buia. Poi probabilmente il fatto che lui disegna che Andrea, che lo salva all'interno della ventre della balena, la matita eccetera eccetera, nasce che Guglielmo probabilmente vede in Andrea il maestro. Siccome Andrea è una persona che sta con Guglielmo, quindi io non conosco bene Guglielmo, quindi essendo un ragazzo autistico forse ha poche relazioni sociali, lo vedo un po' come un salvatore comunque. Però sì, figa questa storia, bella, molto bella. Noi siamo migliori amici. Scusate, eh! Lui che cosa ti insegna? Mi insegna a fare fumetti, ma io li so fare anche da soli. Da solo. Allora che maestro d'arte? È un maestro fumettistico. Beh, è un bambino molto speciale, e anche la sorella Margherita. Sono molto belli e carini, perché io adoro i bambini. E quando l'ho visto disegnare, grazie al direttore dell'atelier, sono riuscito a diventare un bravo insegnante di arte. Spero anche di diventarlo in futuro. Così insegno ai bambini come disegnare gli animali, come faceva Danilo Mainardi, il grande amico di Piero Angela. Qui gli ominidi sticlachi vedono la tosca di Puccini in stile zoologico. E anche Pifferi! Perché quando uno insegna, non solo insegna all'altro, ma conosce se stesso. Perché si mette... Io volevo che Andrea facesse un'esperienza che non aveva mai fatto, che si cominciasse a prendere cura di qualcun altro. Perché loro sono sempre abituati che qualcuno si prende cura di loro, ma che diventano loro invece protagonisti. Questo è un obiettivo che noi abbiamo qui dentro, che loro stessi diventano a loro volta persone che aiutano gli altri ad attingere alla loro propria dimensione interiore. E Guglielmo si trova perfettamente e completamente a suo agio con Andrea. Quindi poi io, come tutte le cose, lo lascio completamente in autonomia. Quando Andrea e Giacomo Guglielmo stanno là, Andrea e Guglielmo sono là, nessuno li avvicina perché devono stare per conto loro. E Andrea che accompagna, che si prende, che accompagna, che dialoga con Guglielmo. Andrea però ha acquisito una competenza straordinaria nell'utilizzo di alcuni strumenti e Andrea sta aiutando Guglielmo a utilizzare questi strumenti in modo naturale, in modo anche professionale rispetto al suo immaginario. Andiamo, incontriamo la scuola, presentiamo i tre progetti e la scuola sceglie il progetto di Andrea. Scelgono quel progetto perché il progetto di Andrea Calcagno è spettacolare. Cioè, insomma, è una palasa di 24 metri all'interno di questo corridoio che loro avevano, perché loro ci avevano fatto vedere gli spazi, quindi i ragazzi avevano progettato in relazione agli spazi che loro ci avevano concesso. E Andrea aveva lavorato su questo corridoio e quando vedono il progetto rimangono letteralmente folgorati. Siamo all'istituto elementare Materno Rossello, cioè una scuola sia dell'infanzia che elementare. E questo progetto, cioè questi murales, li ho fatti io con i miei compagni di scuola del Liceo Artistico Ripetta di Viale Pinturicchio, che sta qua dietro. E questo è l'amore per l'arte. E, oltre a fare il libro, la parata, ho deciso di fare questi murales, perché così sarebbe stata un'ottima idea, per non lasciare che i muri lasciassero i bambini tristi e soli. Il murales è nato un anno fa, nell'aprile 2018, quando avevo ancora 17 anni. Ed è per questo motivo che ho fatto il murales, assieme ai compagni di scuola. Ci sono voluti 3 mesi. Poi, nel giugno 2018, uno dei bambini mi ha recitato una poesia, cioè una filastrocca, per augurare ai miei compagni un buon lavoro. E io sono stato felice di tutto questo. 18 ragazzi che seguono il maestro Andrea Calcagno nella realizzazione di qualcosa di straordinario, perché fare 24 metri per 4 metri di altezza è una cosa enorme. Penso che sia stata una grande conquista per lui, appunto, vedere una sua opera, da che lui è partito, appunto, che faceva gli animali, li ritagliava e li inseriva in un taccuino, avere già la parata, che è un escamotage molto, molto intelligente per avere tutti questi suoi animali all'interno dello stesso libro. Penso che sia, appunto, una conquista da parte sua, partire, appunto, da una cosa così piccola e finire per adesso è una cosa così grande come un murale, appunto, di 24 metri. E non è cosa da tutti riuscire a riempire 24 metri di murale con i propri disegni. Qui accanto abbiamo il presentatore, il toro, che grida: signore e signori, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, benvenuti alla parata. Qui accanto abbiamo un coniglio che ricorda il grande Fabrizio Frizzi, che ricorderemo sempre. E io l'ho fatto diventare un coniglio per rendergli omaggio. È un coniglio che va col palloncino carota sopra l'arcobaleno, ma ha paura delle grandi altezze e vorrebbe scendere a tutti i costi. Ma questo palloncino non scoppia. E sull'arcobaleno un gufo sta sciando, pronto per scendere e raggiungere le monete d'oro che l'arcobaleno conserva. L'arcobaleno è nato dall'idea, sempre dalla storia dell'arca di Noè, quando Dio fa la promessa per il bene di ogni creatura e anche per Noè. E ho deciso di fare l'arcobaleno, perché così tutti i bambini possono vivere in pace e armonia, e anche gli animali che faccio io. Questo è Eugenio, il leone muscoloso, che ha un bel bodybuilding, un vero macho. Ricorda un po' il mio amico Eugenio Ranieri, che anche lui è un vero macho. È muscoloso e forte, non ha paura di nulla, neanche del buio, però ricorda il macho di Cattivissimo Me 2. Questo è Tiger, la tigre da spiaggia, che porta le pinne e tiene con la coda una bibita, cioè un cocktail, che però non è ubriaca. È una tigre del Bengala, la regina dei felini, un killer crudele e spietato. Il suo unico cibo è la carne e anche la carne umana. La mangiatrice di uomini, che però questa non attacca, uccide solo quello di cui ha bisogno, quando sta in India o quando si trova in Kerala per attaccare i greggi di capre. Lui è Bobo, il mammut bus, trasporta tanti animali a bordo, è veloce e va forte come una Ferrari, cioè va veloce come una Ferrari. Qui si costa un bel gelato quando arriva l'estate e assieme accompagna i suoi cari compagni di gioco, Gigio il coniglio e Ronaldo il bue. Gigio beve da una noce di cocco, Ronaldo si gusta un ghiacciolo alla fragola. Questo si porta sempre gli occhiali da sole per essere sempre abbronzato, anche se c'ha un po' di pelliccia, cioè anche se è peloso. Lui è Ambrogio, il maiale allungato. Ha bevuto la pozione d'allungamento. Quando la beve, il suo muso si allunga, anche le zampe, il corpo, e la coda si rimpicciolisce un po'. Da ciccione diventa più snello. Che sì, da pacioccone diventa più snello e sportivo. Vive sulle colline con gli altri maiali e il suo corpo è l'invidia degli altri suini. Lo pensano un po' come un ubriacone o uno che non mangia da settimane, però segue delle diete per continuare a dimagrire dopo aver bevuto questa pozione d'allungamento. Lui è Squid, il polipo fucile, Viene da una vecchia rivista di Art Attack, il famoso programma per ragazzi condotto dal mitico Giovanni Muciaccia, il doppiatore di Cornelio Robinson, che viene da una rivista per la festa dei padri, cioè la festa del papà, in cui c'è, lui dice: forza ragazzi, una o più mani, quale preferite? E continua a picchiare chi si comporta male con lui. Chi si comporta bene invece gli risparmia la vita e va premiato. Gentili telespettatori, eccoci qua, abbiamo accanto a me Gigi il coniglio Marajà con l'ippopotamo Silvestro. Vivono a New Orleans, dove è nato il jazz come musica. Questo coniglio scappa da un negozio d'animali e va in un circo, dove vede tanti artisti e anche tanti animali, tra cui l'ippopotamo Silvestro, che indossa la sciarpa e trasporta la torretta per i Marajà. Ma quando vede il pupazzo Marajà, Gigi salta nell'arena circense e senza esitazione butta giù il pupazzo e lo sostituisce mettendosi il turbante sulla testa. Burrico l'asino e Arrigo il cavallo sono due equini che io ho creato. Li ho vestiti di un po' buffo, cioè da maschi a femmine. E questi due sono vestiti in push-up e stivaletti. Ricorda un po' la cantante Jerry che canta It's Rainy Man, però l'abbigliamento mi ricorda un po' un vecchio abbigliamento che indossavano le ex veline di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca e Irene Cioni. Qui abbiamo una scogliera che porta al mare, cioè nell'acqua. Un pinguino si tuffa ed è pronto ad esplorare l'oceano. Incontra due tonni, un paguro che cerca di prendere la perla a una cozza, un granchio, una stella marina, tante conchiglie, un riccio di mare, un calamaro, due gamberi, due molluschi, un altro granchio che combatte con un'aragosta, due stelle marine, un riccio di mare, un drago marino, uno squalo, un delfino, un cormorano, una balena, un pellicano, un gabbiano, una balena e un pesce palla che ha paura con un pesce spada che gli fa la puntura. Ecco, questa scena in cui lei mostra l'amante il salvacondotto. La Tosca di Giacomo Puccini, che io sto facendo, è un libro lirico. Questo è il geniale di Andrea, secondo me. Come ti viene? Si fa la Tosca zoologica. Fantastico, perché poi comunque trasformi una cosa come la Tosca che dici che mi devo comprare un libro sulla Tosca. Ho dovuto riproporre la Basilica di Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo. Da dove nasce la Tosca? La Tosca nasce dal fatto che il padre è un amante della lirica, però poi lui la prende, la Tosca, e la fa diventare zoologica, cioè, ma ogni personaggio è diventato un animale. Tosca, la cantante, che è un leopardo, Mario Cavaradossi, l'amante, che è un leone. Abbiamo il barone Scarpia, che è un babbuino, Spoleta, Sciarrone e i poliziotti e la polizia papalina, che sono scimpanzé. Il messaggero che annuncia che la battaglia dei Marengo è stata vinta da Napoleone è un grillo. Poi abbiamo Cesare Angelotti, che è un elefante, e un giovane pastore che è un bue che canta il romanesco, anche se non si vede. Dici wow, guarda che figo, la Tosca con gli animali disegnata in questa maniera, con questo carattere così comico, così sintetico, veloce da vedere, con questi pochi testi, è un sacco comunicativo, anche molto editoriale comunque, perché è quel fatto di comunicazione popolare, no? Vedi, lui ce l'ha proprio così, gli viene naturale. Mentre c'è gente che le studia queste cose. Per vendere un prodotto, che cosa possiamo fare? Boh, prendiamo la Tosca, siccome piace, e mettiamola in questa salsa. Il direttore d'orchestra, Giacomo Puccini, è un pinguino che ha una parrucca o alla Mozart o alla George Frederick Handel, un po' stile Settecento. Porta gli occhiali e impugna la bacchetta così. Fa così le mosse per dirigere gli strumenti inanimati. E lui la conosce benissimo la Tosca, conosce tutti i passaggi, tutti i movimenti, tutti i luoghi. Vederlo lavorare sulla Tosca è incredibile. Prende e incomincia a disegnare, non cancella. Cioè è impressionante, poi ogni tanto dice fra questa e questa scena ci mettiamo anche lo sguardo di lui che la vede cadere, no? Quando cade da Castel Sant'Angelo la protagonista. Allora lui vuole vedere la soggettiva di lui che si affaccia, che guarda lei che cade. È impressionante, è veramente impressionante. Beh, con Roberto Dalle Cese, un mio ex professore di italiano del primo anno di liceo, ci siamo detti che è stata una buona idea per come scrivere la Tosca insieme, come narrare la trama, un po' come il libro di favole di Andrea Pazienza. A cosa serve un Perepè e il leone Pancrazio Sansario? Fammi capire, a voi servirebbe uno scritto quindi che... Quello che ho appena raccontato. Che servirebbe tradurre... con un linguaggio chiaro, didascalico. Esatto, quello che mi hai appena detto. Perfetto, no, mi sembra molto semplice come lavoro da fare. In un'altra scena il gufo sacrestaneo sta facendo cantare ai bambini il Te Deum di ringraziamento, ma in quel momento il gufo sacrestaneo si volta e vede apparire il barone Scarpia, il babbuino, il capitano della polizia papalina e i suoi scagnozzi, gli scimazzè poliziotti. Quella sera stessa a Palazzo. Siamo a Palazzo Farnese. In questa scena Scarpia pregusta la cena quando Spoletta, Sciarrone e altri sbirri li conducono Cavaradossi in catene, che si rifiuta di rivelare il nascondiglio di Cesare Angelotti. Però Tosca, in quello stesso momento, prende un coltello dal tavolo e quando lui grida "Tosca finalmente mia", lei estrae il coltello e colpisce il capitano della polizia papalina in pieno petto, dritto al torace. E lei grida, chiede per due volte se il sangue lo soffoca, e lui grida "soccorso e aiuto", che sta per morire. In quel momento lei gli dice di morire e lui grida "maledetta". In quel momento, quando Scarpia muore, Tosca mette sul corpo di Scarpia un crocifisso e tra il suo corpo due candelabri e getta a terra il coltello mentre lei prende il salvacondotto. Tosca rimane sconvolta per l'uccisione dell'amante e subito dopo viene inseguita dai poliziotti che hanno trovato il cadavere di Scarpia e stanno per ucciderla e lei grida che Scarpia è avanti a Dio e detto questo si butta a Castel Sant'Angelo senza lasciare traccia. Stupendo veramente. Questo l'hai fatto veramente in 2 mesi adesso, da dicembre, perché avevo visto i disegni in bianco e nero, no Andrea? Sì. Senti, una curiosità però, per quale motivo hai scelto questi animali? Il leone per il pittore, il leopardo per Tosca, perché? Beh, come ti è venuta questa idea? Quindi da lì è scattata l'idea di interpretare la Tosca attraverso questi personaggi che sono degli animali? Esattamente. Vieni a casa, niente. Con la banana. Non è condizionata a scuola. Tantissimo Zero Calcare, anche se indirettamente, è un sacco gli affitti, Guarda, guarda. Questo lì tu sai. Che non ripeterlo, no? Gianluca sbatti traffico. Ai nostri artisti, sia per i nostri deputati che